private equity è un'attività finanziaria dove un investitore, in questo caso è un investitore istituzionale, rileva le quote di capitale di un'azienda privata, normalmente non quotata in borsa, per cui è un investimento nel capitale di rischio, quindi di una società. Perché le aziende dovrebbero ricorrere? Secondo me è importante in generale, ma soprattutto in questo periodo storico in cui sappiamo, leggendo i giornali, che le aziende hanno poca finanza o poca disponibilità liquida, è quindi uno strumento che consente alle aziende di capitalizzarsi, secondo me, volendola vedere in positivo, per poter meglio competere in un mercato che è sempre più globale, per cui sempre meno forse un mercato per le piccole e micro imprese che sono presenti sul mercato italiano. Questo per quello che riguarda le aziende che già esistono sul mercato. Gli strumenti sono vari a seconda dello stato e della fase del ciclo di vita di un'azienda. Nuovi strumenti di finanziamento alle imprese, nuovi prevalentemente per il mercato italiano, che sono quello dei angel investing, quindi l'investimento nel capitale delle idee, quindi c'è qualcuno che oggi riesce a finanziare anche le idee, cose che altrimenti farebbero fatica a nascere e a svilupparsi. Vuol dire che ci sono degli investitori non professionali, che si chiamano i business angel, che anche consorziandosi tra di loro sono in grado di finanziare la fase di avvio delle aziende. E poi questo ingenerando quel percorso, quel ciclo, si spera, virtuoso, che porta a fare vari round di finanziamento, per cui poi far crescere l'impresa. Perché non bisogna aver paura del private equity? Perché se il private equity è sano, è uno strumento che si affianca all'imprenditore e aiuta l'imprenditore a raggiungere o più velocemente o a raggiungere e basta, perché magari non lo potrebbe fare, gli obiettivi che si prefigge. Per chi è più indicato, direi è indicato a tutti, ma chiaramente oggi le statistiche di mercato vedono una crescita del finanziamento ricorrendo al private equity delle aziende più tecnologiche, per cui che investono in tecnologia, che cercano di sfruttare la tecnologia che hanno sviluppato al loro interno per conquistare quote di mercato. Quindi lo ritengo un'opportunità molto importante. Bisogna sapersi presentare a chi investe agli investitori istituzionali, quindi bisogna non aver paura di dire, e soprattutto per dirlo bisogna averlo chiaro in testa, che cosa si vuole fare e come lo si vuole fare e con che necessità finanziarie si vogliono raggiungere gli obiettivi. Nel momento in cui sono chiari questi elementi, ritengo che non ci sia preclusione per nessuno per ottenere della finanza nel private equity. Però è ovvio che devono essere ben formalizzate questi elementi.